Siamo a mezz'ora dalla partenza della marcia a Gran Paradiso e siamo qua con Denis Lanaro, il direttore delle piste da sci del comprensorio Gran Paradiso. Denis, quali sono state le difficoltà e quello su cui avete lavorato di più in questi giorni? Per quanto riguarda la battitura, difficoltà abbiamo la fortuna di avere degli ottimi gattisti, Mauro e Massimo Gerard e Didier Bois, che hanno preparato le piste in maniera ottimale. Siamo stati fortunati per quanto riguarda le condizioni climatiche, perché stanno c'è tanta neve, ha fatto anche una nevicatina durante la settimana, quindi rispetto agli anni scorsi sicuramente è stato più facile, però comunque sia sono andati col lavoro fino a notte tarda e hanno fatto, e i risultati si possono vedere, vedrai che bello. Buongiorno, è il 4 di febbraio, sono quasi le 10 di mattina, l'orario di partenza della marcia a Gran Paradiso, tecnica classica alternato. I concorrenti sono lì sul prato di Sant'Orso, pronti al via. Fa molto freddo, ci sono quasi meno 10 gradi. Ci dicono che sarà una marcia un po' più lenta, ma sicuramente 45 km saranno da fare. Noi cercheremo di seguirla in diretta, soprattutto dal vivo con la vostra camera car, che sono io, Davide, e cercherò di seguire questi 45 km di questa marcia splendida tra i boschi del Parco Nazionale Gran Paradiso. È stato ginnastica municipale con Bonfo, tipo la competizione anche io. Allora, per noi la linea con la musica di Digiero e poi torniamo dalla linea di partenza con i protagonisti di questa 36esima marcia Gran Paradiso. Tuo obiettivo? 5, 4, 3, 2, 1, go! Partita ufficialmente la 36esima edizione della Marcia Gran Paradiso 2018, the official start of Fabrizio! A robot full in the head there. Ecco, con Simone Parente, adesso posizioni che si stanno. Sarà la linea, sarà la parte più alta prima della lunga discesa che porta a fine. Andiamo ad applaudire il dominatore, il re di questa distanza sulla 25 km. Bellissima gara, neve bellissima, condizioni perfette, organizzato benissimo, non aspettavo di vincere. Bellissimo, un bel tracciato che a me piace molto, proprio la vera tecnica classica. Sono contento della mia prestazione, stavo bene, la pista era in perfette condizioni, ideale, sono contento. Volvan Martinsen.
dice.